Renzi, lei può ammettere che è stato un errore personalizzare questo referendum costituzionale? Ammette? Sì, lo ammetto, l'ho detto perché partivo dal presupposto di dare un messaggio di molta serietà, di molta responsabilità. Nel momento in cui, anziché parlare del quesito referendario, ci siamo messi a parlare di me, io ho detto ok, togliamo dal campo tutto ciò che non serve. La mia esperienza politica, la mia carriera, il mio governo è meno importante della riforma costituzionale, quindi non ne parliamo più. La legge elettorale, io continuo ad essere convinto che sia un'ottima legge elettorale l'Italicum, mi è stato detto toglila dal campo, perché se la togli dal campo saremo più nelle condizioni di poter fare un dibattito vero sul referendum. Allora, è stato un errore? Sì. Oggi però c'è un quesito. Io me lo sono portato dietro perché non lo legge nessuno, faccio come i radicali negli anni d'oro. Approvate voi il testo della legge costituzionale concernente superamento del bicameralismo paritario, riduzione del numero dei parlamentari, contenimento dei costi delle istituzioni, soppressione del CNEL e revisione del titolo quinto. Si vota sì o no? Io voto sì, a naso dico che travaglia, vota no. A naso. Su questo, magari mi non su altro. Magari riesce a convincerlo. Sì, possibilmente no? Non con un titolo pieno di bugie, diciamo. Perché la verità. Bugie? Perché se uno scrive volete voi l'abolizione totale delle tasse e volete guadagnare 50 milioni al mese, uno dice sì, poi va a scoprire che non è vero. Però, scusi, esattamente come insieme? Non è vero che la legge che voi proponete fa le cose che dice quel titolo. No, benissimo, allora siccome io non penso di poter convincere Travaglio, però facciamo un servizio. Lei provi a convincere. C'è un unico modo per convincere Travaglio. I tanti italiani che voteranno no. Che io voto no, a quel punto forse lui cambierebbe idea. Ma andiamo sul punto. No, quello non è Travaglio, vero. Scusi, quello la riduzione del numero dei parlamentari c'è o non c'è? Le domando sì o no, la riduzione. Sì, lei voterà no. Poi parliamo. Ma siccome lei dice parliamo. Che non c'è questo nel testo, testo c'è la riduzione del numero dei parlamentari sì o è no? È una furbata. È una furbata. Scusi, vede, domanda, se lei nel titolo metteva, volete una riforma che vi impedirà di eleggere i senatori? Non secondo è lei che cosa avrebbero risposto gli italiani che vogliono eleggere bene. I deputati e i senatori? Non è così, e le dirò perché. È perché così. No, non è così. Gli italiani non eleggeranno più i senatori, non vero, avranno più la non scheda è vero, del Senato. Perché nel momento, scusi, Gruber, li nominano i consigli regionali. Non è così. L'avete scritto. Il Senato viene composto, siccome il Senato non fa più le funzioni di prima, non dà più la fiducia, mette naso in molte meno leggi di prima, lavora anche molto meno. Come succede in Germania e in Francia, è composto da sindaci e consiglieri regionali. Esattamente come avviene in altri paesi, Germania, tra cui la Francia e la Germania. Non ci sono né sindaci né consiglieri regionali. Sono i rappresentanti del governo regionale, che è uno Stato in Germania. Non ci sono i consiglieri regionali. Ma scusi, Travaglio. In Germania ci sono i Länder che corrispondono alle nostre regioni. Scusate, no, però qui siamo alla commedia dell'assurdo. È evidente che essendoci un sistema federale basato sui land, sono i land e non le regioni. Ma perché si chiamano land e non regioni? Poi sono hanno dei poteri diversi. Non sono i consigli che mandano i loro rappresentanti al Senato. No, perdonatemi, perché questo è un punto fondamentale. Della Germania che non siccome niente. Non è vero, perché sia la Germania che la Francia hanno sistemi analoghi. Poi in Germania si vota sulla base dello Stato, in Francia si vota in un altro modo. Però non entro nel merito su cui lei ha detto una cosa che è enorme dal mio punto di vista, ma la rispetto. Il punto però è che questo quesito non ha sì, no, è una porcata, ha sì o no. La riduzione del numero dei parlamentari è evidente, perché il Senato, fatto da 315 senatori, passa a 100, cambiando funzioni, e non è vero che non sono eletti, perché se, diciamo uno non del PD, il sindaco di Roma, o il sindaco di Napoli, o anche il sindaco di Milano del PD, va a rappresentare il proprio territorio nel Senato, non è che uno non eletto, è chiaramente eletto. Per fare sindaco, eletto, non per fare certo, senatore. Perché il Senato non fa più il Senato come lo conosciamo oggi, fa il luogo in cui si rappresentano i territori. Pensi come faranno bene i sindaci? Sì, pensi no, come riusciranno a fare bene i sindaci? No, se li mandate a metà settimana a fare i senatori a Roma, ma lei se non vede un sindaco in un'emergenza rifiuti, terremoto, alluvione, che a metà settimana piglia e va a fare il senatore. Scusi. Dovrà fare l'assenteista come sindaco per far bene il senatore e l'assenteista magari come senatore. Magari se il Senato ha meno funzioni. Ma tanto è che i sindaci non lo vogliono fare. Il senatore, perché non hanno nemmeno 24 Travaglio, ore di tempo attimo. Per fare il loro Travaglio, mestiere. Voglio, scusi, no, voglio su capire un attimo. Sì, no, ma le voglio aggiungere una domanda. Fatto il sindaco, lo sa bene che non può fare.